Carissimi amici di Milano Arte Musica, buongiorno. Il programma che l'Accademia dell'Annunciata, assieme a Mario Brunello, proporranno per la vostra stagione, nei due concerti del 30 giugno, è un programma che ha come elemento conduttore alcune composizioni di Johann Sebastian Bach, che è il grande maestro. Ha sempre rielaborato affidando la parte dello strumento solista a diversi strumenti. È un po', diciamo, l'arte così del riciclo che nel periodo barocco era assai frequentata. E questi concerti, infatti, sono stati scritti da Bach per il cembalo e per il violino, per il clavicembalo e l'oboe d'amore, insomma, sono stati rivisitati affidando appunto alla parte del solo a strumenti diversi. Con Mario Brunello proporremo, diciamo, questi concerti eseguendo la parte del solista con il violoncello piccolo, che è uno strumento, diciamo, un basso di violino, ecco, perché ha la stessa accordatura del violino, però esattamente un'ottava sotto. E questa operazione, diciamo, che non ha nulla di storicamente giustificato, di storicamente provato, però è una proposta, visto appunto il fatto che Bach ha affidato a vari strumenti gli stessi concerti, è una proposta che, grazie alla quale si è lanciata una sfida, perché eseguire gli stessi concerti con uno strumento che ha come la stessa accordatura del violino, ma esattamente un'ottava sotto, ci ha fatto ricercare degli equilibri sonori diversi, dei timbri diversi. Ecco, diciamo, l'idea, la nuova proposta che in qualche modo Mario Brunello sta cercando di portare avanti con entusiasmo nei confronti dell'utilizzo di questo strumento, che è uno strumento veramente speciale, ricco di tante bellissime sfumature. E da qui, insomma, è partita un po' questa sfida. Invece il concerto che eseguirà l'Accademia senza il solista è il concerto di Vivaldi per quattro violini in si minore RV580, che non è stato inserito nel programma in modo casuale, ma ha un suo motivo. Questo concerto è stato, diciamo così, rapito da Bach, che ne ha fatto una trascrizione incredibile per quattro cembali orchestra. Quindi grazie a Milano Arte Musica, che è già qualche anno che regolarmente invita l'Accademia con alcuni solisti di prestigio proprio alla ricerca di progetti nuovi, di progetti innovativi. Quindi un ringraziamento particolare e sarà un piacere finalmente ritrovare i concerti con il nostro amato pubblico.